Continuiamo con le nostre definizioni. Iniziamo la parte iniziale. È un po' noiosa, un po' più noiosa del resto, diciamo. Per la definizione di equilibrio non devo necessariamente fare tutte le ipotesi significative, per cui ci scriviamo il sistema e ce lo scriviamo nella forma più generale possibile. Quindi vuol dire che se scrivo generica FG non sto facendo l'ipotesi di linearità, cioè non la sto facendo. Se scrivo T vuol dire che non sto facendo l'ipotesi di stazionarietà. Va bene? Quindi la più generale possibile. Questo è il tempo continuo. Scrivo anche il tempo discreto. Allora, vediamo un attimo questa definizione. Dove dobbiamo porre l'attenzione su questa definizione? Uno stato, si dice di equilibrio, se sottoposto ad un ingresso opportuno, va bene? Se, quindi, ingresso opportuno, costante e opportuno. Che vuol dire opportuno? Che è un grado di libertà nella definizione. Bene. L'ingresso deve essere costante, però lo posso scegliere io. A parole io direi, ok, se ho un ingresso costante che scelgo io, rimane fermo. Ok? Come lo esprimiamo? Rimane fermo. Beh, nel caso tempo continuo è facile, perché x punto con e è uguale a 0. Questo significa che f calcolata in x con e u costante, e a questo punto t è uguale a 0. Guardate, un punto è un vettore Rn, no? Perché lo stato di dimensione n deve rimanere fermo, significa che x punto con e uguale a 0. Questo implica che la funzione f calcolata nel punto di equilibrio sottoposta all'ingresso costante deve essere uguale a 0. Ok? Questa è una definizione. Questa definizione nel dominio tempo discreto è leggermente diversa tra tempo continuo e tempo discreto. Perché cosa significa rimane fermo nel tempo discreto? Non significa che x in k più 1 uguale a 0. Significa che x in k più 1 rimane il punto di equilibrio. Per cui io questa cosa qua la scrivo come x all'equilibrio deve essere uguale ad f x all'equilibrio u costante eventualmente dipendenza dal tempo. Va bene? Questo è diverso nel caso tempo continuo e nel caso tempo discreto. K più 1 ce l'ho levato, tanto deve essere costante. Ok, questo è il caso non lineare. Come si traduce questo in un caso lineare e stazionario? Perché adesso ci vediamo la dipendenza dal tempo. Come si traduce? Beh, il primo membro è 0 è uguale a x più b u deve essere costante e questo deve essere equilibrio. Ok? Quindi è uno specifico stato, è un valore. Ok, e questo che cosa vuol dire? Beh, vediamo prima il tempo continuo. Io devo esplicitare, voglio, sono in grado di calcolare questo x con e. Vediamo un attimo.
modo di equazione algebrica. A è una matrice di coefficienti, li conosciamo, e a questo punto questa è l'incognita. Se io ve la scrivo così, vi ricorda qualche lezione di analisi? Sapete esplicitare la x da questa relazione? Bisogna moltiplicare e dividere per l'inversa di a, e quindi si ottiene x. Moltiplicare e dividere? Moltiplicare ambo i membri per l'inversa di a. Allora, moltiplicare ambo i membri va bene, ma mi devi dire da che lato, perché il prodotto matriciale non è commutativo, per cui io devo dire moltiplicare sia a destra che a sinistra, e poi lei sta facendo l'ipotesi che esista l'inversa. Quindi non è detto che esista l'inversa, perché chi ci ha detto, chi ci dice, chi ha, viene dal modello, può anche essere non invertibile. Allora, in questo caso sappiamo che a è quadrata per costruzione, perché il nostro sistema dinamico è spazio di stato, la matrice dinamica è n per n. Quindi sappiamo che questo ha un numero di equazioni che è uguale al numero delle incognite che sarebbe x. E quindi facciamo per un attimo l'ipotesi che sia invertibile. Se io moltiplico a sinistra per l'inversa, ottengo il valore della incognita. Va bene? È scritta qui, quindi meno a meno 1 più 2. Ok, nel tempo continuo non ci sono ipotesi sul fatto che A sia rango pieno o meno. In sistemi dinamici perfettamente leciti la matrice può avere rango non pieno, e in questo caso come si risolve? Lo sapete, l'avete studiato? Y uguale a x con A che non ha rango pieno, come si risolve? Cerchiamo di fare un esempio pratico. Facciamo due equazioni in due incognite. Che vuol dire? Se sono due equazioni in due incognite, di che stiamo parlando dal punto di vista geometrico? Di? Ogni equazione cosa rappresenta? Una retta. Allora, se facciamo due equazioni in due incognite, stiamo cercando il punto di intersezione, ok? E sarebbe questa la soluzione. Ma se io dico che A non ha rango pieno, cosa significa? Se due rette come sono? Punti di equilibrio, avrei un sottospazio di equilibrio. Ora la formuletta lì l'ho scritta con l'ipotesi di A rango pieno, ma è un'ipotesi che assolutamente non ha motivo di esistere, solamente per scrivere la formuletta. Ok? A quel punto ho anche un'uscita di equilibrio, perché mi basta esplicitare e va bene, e non lo facciamo. Invece per quanto riguarda il tempo discreto, facciamo un attimo il passaggio nel tempo discreto. Io ho che x con e è uguale a x con e b. A questo punto io che cosa devo fare? X con e meno a x con e è uguale. Questo è un vettore, beh, anche questo è un vettore, se no non potrei fare, diciamo, la differenza, però è dato dalla matrice per il vettore. Come faccio a mettere in evidenza? E guardate, io devo dire come faccio a mettere in evidenza a destra, perché sempre non è comune.
commutativo. Così come 1 è l'operatore neutro per la moltiplicazione, la matrice di entità è l'operatore neutro per il prodotto matriciale, matrice vettore, ok? Quindi per la moltiplicazione. A questo punto io qua posso mettere in evidenza a destra, devo sempre dire da che lato metto in evidenza, e mi posso calcolare, a questo punto questa è una matrice, quindi ipotesi rango pieno, moltiplico a sinistra per la sua inversa e ho esplicitato il punto di equilibrio nel tempo discreto, va bene? Quindi in realtà noi potremmo, diciamo, avere infiniti nel tempo, anche nel tempo continuo, anche per sistemi lineari, noi potremmo avere infiniti punti di equilibrio e sono situazioni assolutamente lecite, possono capitare, magari le vediamo in qualche caso, va bene? Non magari, le vedremo in qualche caso. Una piccola nota, questa matrice, la matrice che moltiplica ingresso e uscita, quindi nel caso tempo continuo meno c per a meno 1 b più d, nel caso tempo discreto c per i meno a meno 1 b più d, che cosa rappresenta? Beh, rappresenta proprio il guadagno del mio sistema in spazio di stato. Guardate, è una matrice rettangolare perché le righe sono la dimensione dell'uscita e le colonne sono la dimensione dell'ingresso, quindi m per p. Ognuno degli elementi rappresenta il guadagno che lega la particolare coppia ingresso-uscita. Va bene? Quando il caso è scalare, è proprio il guadagno che avete studiato in fondamenti di sistemi dinamici. Ok? Ok. Spesso io ho bisogno di scalare. Che cosa vuol dire scalare le variabili? Allora, avrete un caso, diciamo, su cui facciamo degli esercizetti, che è stato acquisito da un circuito RLC in laboratorio, in cui molto semplicemente la tensione è in volt e la corrente è in milliampere. Ma milliampere che vuol dire? Io la esprimo in ampere la corrente, quindi in realtà i numeretti sono nell'ordine di grandezza di 10 a meno 3, mentre la tensione è dell'ordine di grandezza unitario, no? Perché diciamo questo era il setup. Nel momento in cui io li porto nello stato, le unità di misura non le metto in MATLAB, me le dimentico. Cosa succede? Succede che io mi trovo a lavorare con delle grandezze che hanno proprio un valore numerico diverso tra di loro, e succede che a volte posso pensare che sia zero qualcosa che non è zero, no? Oppure a difficoltà di rappresentazione proprio dal punto di vista grafico. Se ho un sistema con molte variabili che hanno unità di misura diversa tra di loro, che faccio? Faccio 20 plot, mi faccio un grafico, magari le scalo, le normalizzo, così diciamo, ho una rappresentazione più chiara di quello, più tangibile di quello che succede. Questa è una cosa che, cioè, avere l'esigenza di tenere sott'occhio le variabili in sistemi dinamici complessi, per esempio, è abbastanza forte in robotica. Se voi pensate che un braccio robotico a 7 gradi di libertà e già solo posizioni, velocità, accelerazioni dei giunti, già sono quelle, sono 21 variabili che vi cambiano durante l'esperimento. Poi volete controllare posizione e orientamento, lo faremo l'anno prossimo. Poi magari avete anche un sistema di visione, potete avere facilmente dozzine e dozzine di variabili che volete tenere sotto controllo. Quindi capire come rappresentarle in maniera aggregata e utile vi semplifica la vita. Succede la stessa cosa anche qui, possiamo voler scalare le variabili. Che vuol dire scalare? Molto semplicemente, se io ho la corrente in milliampere, ma la moltiplico per 10 alla terza, va bene? In maniera tale che ce l'ho dello stesso ordine di grandezza della tensione che è in volt. Però
Che conseguenze ha questo sul sistema dinamico? Prima di tutto come lo faccio e poi che conseguenze ha sul sistema dinamico? Allora, lei ha scritto una cosa molto complicata, ma in realtà quello che faccio io è molto semplice. Se io ho che x è dato da x1 e x2, tensione e corrente per esempio, e voglio scalare una delle due, io faccio x' è uguale questa operazione, vedete, riga per vettore, questo significa che sto lasciando inalterato il primo elemento, riga per vettore sto moltiplicando per 1000 il secondo elemento, quindi lo stato x' è questo, ok? X1 e poi al posto di X2 ci metto lo moltiplico per 1000. Ma che conseguenze ha questo? Cioè, io ho scritto il mio bravo modello matematico in X1 e X2, se vado a moltiplicare per 1000 cosa sto cambiando delle proprietà del sistema? Cioè, lo posso fare? È lecito. Per farlo devo introdurre un formalismo, e il formalismo è questo, cioè adesso questa matrice qua è la S di X delle formule che sono sulla lavagna, ma le altre sono tutte identità, non facciamo niente, non ce l'abbiamo, abbiamo scalato solo lo stato, ok? Quindi cosa significa? Che io la 1 la cambio, quindi questa è 1, qua ho fatto questa matrice diagonale qui con un elemento uguale a 1 e 1 uguale a 1000, anche qua non cambio niente, e beh, che succede al mio sistema dinamico? Per semplice sostituzione delle variabili, e non lo faccio perché è troppo banale, lo fate voi, dovete semplicemente sostituire le variabili, scopro che il mio sistema di arrivo nelle altre variabili è legato a quello originario tramite queste operazioni. Ma allora che cosa significa? Queste operazioni che fanno? Danno fastidio, non danno fastidio? Guardate, sono abbastanza semplici, perché se queste sono matrici diagonali, l'inversa di una matrice diagonale è ancora una matrice diagonale in cui ogni elemento è l'inverso dell'elemento corrispondente, quindi l'inversa di questa è una, e qua c'è 10 a meno 3, okay? Quindi quando vado a fare quella moltiplicazione io ho un'altra matrice dinamica, un'altra matrice di ingresso, un'altra matrice di uscita. Cosa ho cambiato? Lo capiremo durante il corso. Quello che ci interessa adesso è che noi siamo in grado di scalare. Qualsiasi cosa noi facciamo dobbiamo chiederci che proprietà ha cambiato nel sistema dinamico. Possiamo scalare? Sì. Ci semplifica la vita? A volte sì. Cosa cambia? Lo capiremo. Per ora sappiamo formalmente cosa cambia. Dal punto di vista della notazione lo sappiamo. Dal punto di vista, diciamo, del sistema dinamico lo capiremo. È una cosa, quindi, che è un'operazione lecita che si può fare. Ok. Se noi rimaniamo nella linearità, vogliamo capire cosa studiamo? Sì. Non studiamo, diciamo, cose molto complesse, studiamo cose molto semplici. Per esempio, se rimaniamo nell'ambito dei sistemi meccanici, la linearità dove la troviamo? Beh, la troviamo nella massa, secondo principio della dinamica, forza uguale massa per accelerazione, quindi un operatore lineare. La troviamo nella relazione della molla, forza uguale costante della molla per smorzamento, è una relazione lineare. Ora sappiamo tutti benissimo che se la tiriamo troppo si rompe, perché entriamo nella non linearità, quindi è una definizione abbastanza, diciamo, ricorsiva. La molla è lineare dove? Nell'ambito di linearità, certo. Quindi forza uguale rigidezza per spostamento rispetto a una questione di equilibrio, qui ovviamente è come se fosse zero, e poi nello smorzatore l'attrito viscoso è lineare per definizione. Come vi ho detto, l'attrito è un fenomeno molto molto complesso, ma a meno che voi non abbiate bisogno di precisione estremamente spinte, a velocità estremamente basse, quindi solo per alcune, diciamo, applicazioni meccaniche, possiamo fare questa approssimazione e, diciamo, vivere felici per questo corso. Questo qui
è un movimento lineare, forza e velocità e accelerazione lineare. La stessa cosa avviene per le rotazioni. Sappiamo che la massa si chiama inerzia, l'unità di misura non è più metri al secondo quadro, ma è radianti al secondo quadro, e non abbiamo una forza espressa in newton, ma abbiamo un momento espresso in newton metri. Ma concettualmente è la stessa cosa, va bene? La molla e lo smerzatore formalmente è la stessa cosa. L'unica letterina ha cambiato la M in J proprio perché è proprio abitudine. Poi come faccio a mettere insieme queste cose? Equilibrio di forze. Ecco qua. Equilibrio di forze. Vi faccio vedere prima la cosa più semplice, massa, molla, smorzatore. Poi faccio vedere l'ammortizzatore e l'automobile. Le equazioni dell'ammortizzatore sono effettivamente utilizzate dai progettisti, per cui diciamo, è un primo caso un po' più concreto che vediamo, non ci facciamo niente, lo vediamo solamente. Allora, come facciamo adesso a scrivere queste equazioni? Abbiamo un elemento forza diciamo viscosa è uguale, non so perché ho usato la vetra, mi sembra assurdo, un certo coefficiente per la velocità della massa. Poi abbiamo ipotizzato esserci una molla, per cui la S non so neanche perché, vabbè, tengo la S, K che moltiplica X meno L e poi no, statico è diverso, lo statico dal punto di vista puramente diciamo matematico è il segno della velocità, l'attrito statico, però le discontinuità non le consideriamo, è tutto continuo per noi, non entriamo in altre difficoltà. S però poi questo qua è la moda. Quindi massa per accelerazione, le forze diciamo esterne, non conservative, che sono queste due, va bene? Allora, che cosa faccio adesso? Beh, adesso io devo definire uno stato e adesso devo metterle insieme e fare il sistema di aria spazio e stato. Quali sono le variabili dello stato? Non esiste un metodo sistematico, non ci ho speso troppo tempo. Intuitivamente tutte le variabili a cui è associabile un immagazzinamento di energia sono potenziali candidati per essere elementi dello stato. Vi ripeto, non abbiamo speso tempo perché non esiste un metodo sistematico. Per un sistema meccanico l'energia potenziale e l'energia cinetica sono legate a posizione e velocità. Quindi quando c'è un sistema meccanico prendiamo posizione e velocità, ok? Senza che, diciamo, come vi ho appena detto, entriamo troppo nel dettaglio. Per cui X uguale, in questo caso lo stato è uguale la posizione, e voglio fare una cosa, faccio la posizione, adesso non so se negli appunti, però la faccio rispetto alla posizione di equilibrio della molla, mi semplifica l'equazione, ma non cambia niente se non lo facessi, e poi la velocità. Ok, a questo punto io ho che la derivata del primo elemento dello stato è uguale al secondo, perché punto uguale x punto, questo è costante, e poi con la derivata del secondo elemento dello stato io riottengo questo qua, l'accelerazione in cui devo andare a sostituire le forze. Allora vediamo esattamente che cosa, come lo facciamo a ottenere. Quindi x punto è uguale, qui ottengo x con 2 che sarebbe la velocità, e qui ottengo, vabbè, 1 diviso m, perché poi faccio direttamente 1 diviso m, poi meno beta per x2 meno k per x1, ok? Dovrebbe essere così. È lineare, sì, ho usato solo elementi.
facciamo anche tutti, facciamo tutti i passaggi. X uguale, a questo punto guardate, 0, 1. Io qua ho x1 e x2, va bene? Quindi x punto con 1 è uguale 0 per x con 1 più 1 per x con 2, 0 per x con 1 più 1 per x con 2, prodotto riga colonna, e poi ho meno k su m, perché moltiplica x con 1 e meno k su n, e meno beta su m che moltiplica x con 2, sperando di non aver fatto errori di calcolo, è questo, va bene? Qua ci sono tutti i passaggi, quelli che abbiamo appena fatto. A questo punto, vabbè, l'uscita dipende da cosa voglio studiare. Se voglio studiare la posizione, allora C è 1 per 2 è 1. A questo punto questa è la mia matrice dinamica del sistema massa molla smorzatore, e l'ho scritta rispetto ai parametri. 0 e 1 sono due numeri costanti, però la massa, la molla e lo smorzamento li posso scegliere, dipende se sto studiando un oggetto esistente o se lo devo progettare, e quindi le proprietà di questo sistema cambieranno in base alle proprietà, a questi coefficienti parametrodinamici. Una cosa un po' più seria è questa, la sospensione. Allora, il modello matematico che prendiamo dalla letteratura è abbastanza semplice. Ora, in cosa consiste? Consiste in due masse che interagiscono. La massa m con 1 è la ruota. La massa m con 2, che è sopra la ruota, è un quarto del veicolo. Va bene? Quindi, con questo modello, io sto dicendo, voglio studiare come funziona la mia sospensione. Ho quattro ruote, un quarto, divido. Come interagiscono la ruota e la carrozzeria? Attraverso la sospensione. E la sospensione, diciamo, come è fatta? Beh, la sospensione è fatta da una molla, uno smorzamento intenzionale, ce lo metto io lo smorzamento, perché? Per ovvi motivi. Immaginate che voi state guidando con l'automobile, prendete un fosso e l'unica cosa che lega la ruota all'automobile sia una pura molla, senza nessun tipo di attrito. Possiamo già immaginare, senza scrivere nulla, che facciamo, continuiamo a oscillare. Quindi lo smorzamento serve a me come progetto e ce lo metto, e poi in questo caso c'è un'altra componente. Quindi la molla è questa qua, se vedete, vabbè, ho preso l'icona di una resistenza, questo è lo smorzamento, e poi ci ho messo un'altra forza. Che cosa ci ho messo? Ci ho messo un motore, cioè io in questo caso voglio una sospensione attiva in cui c'è un motore che faccia qualcosa. Cosa? Non lo facciamo in questo corso. Potrei anche farla passiva, nel qual caso non c'è questa F con A e ho solamente la molla e lo smorzatore. Va bene? La ruota non è sospesa nell'aria, ma la ruota interagisce con il fondale stradale con un fenomeno di tipo elastico. Quindi c'è un'altra costante elastica, che è quella del pneumatico, e ci sta il profilo della strada. Ok? Queste sono le variabili che vengono utilizzate in un modello abbastanza semplice ma efficace di sospensione automobilistica. Se le metto insieme, allora per metterle insieme che cosa devo fare? Allora, vediamo un attimo. Forza uguale massa per accelerazione della seconda massa, ok? Quindi ho m2 per la sua accelerazione uguale tutte le forze che concorrono a muoverlo, che sono quindi questa molla, questa e questa. Poi ho m1 per la sua accelerazione, e chi è che interagisce su m1? Beh, le stesse tre forze cambiate di segno che interagiscono, che agiscono su m2, più l'interazione con la strada. Quindi chiaramente la strada interagisce con m1, che interagisce con m2, quindi con il passeggero.
Ok? Allora, cosa abbiamo detto? Esattamente questo. Le forze viscose, le forze elastiche e la forza elastica della strada. Per quanto riguarda le forze viscose, vabbè, non ve l'ho detto, ma è chiaro che se voi le due masse si muovono in sincrono, non c'è nessun moto relativo, non c'è nessun attrito relativo, quindi è la differenza delle due velocità, ok? Elastiche fra due lo stesso, e la strada invece non c'è x2 se guardate, ok? Questo è quello che vi ho detto sulle forze. Avevo dimenticato la gravità, che ovviamente è importante, va bene? E poi mi metto a fare due conti a mano. Metto a fare due conti a mano e ottengo che cosa? Beh, che io devo per esempio considerare uno stato, ma in questo caso se io dico che ogni elemento dello stato è una posizione e la velocità e ho due masse, ho un sistema con quattro variabili, ok? E posso fare la matrice dinamica, cioè poi ritornerà questo esempio. Che cosa ci faccio con un modello del genere? Beh, è banale, perché è una chiara applicazione ingegneristica. Voglio progettare per esempio una sospensione. Quali sono le specifiche è un altro discorso, va bene? Cosa devo fare per soddisfare le specifiche lo vedremo in questo corso. Questo è il modello matematico. Andiamo leggermente più veloce adesso, perché continuo a vedere quali sono gli elementi lineari di alcuni fenomeni fisici, per esempio quelli elettrici. Quelli elettrici li avete studiati in elettrotecnica, sono questi tre, sono la resistenza, l'induttanza e la capacità. Nel caso della resistenza il legame tensione-corrente è algebrico, è proporzionale, cioè c'è semplicemente un costante fra i due. Nel caso dell'induttanza la tensione capo induttanza è proporzionale alla sua derivata, nel caso di capacità la corrente è proporzionale alla derivata della. Come faccio a scrivere il modello? Equilibri di correnti e tensioni, ok? Posso studiare anche dei sistemi idraulici. L'idraulica è abbastanza ostica, perché se vado nelle equazioni descrittive facilmente io ho bisogno delle cosiddette equazioni di Navier-Stokes, sono equazioni differenziali alle derivate parziali. Noi automatici non riusciamo a studiare con i nostri strumenti matematici le equazioni differenziali alle derivate parziali. Se ci pensate, le equazioni di Maxwell sono equazioni differenziali e derivate parziali. Se i campi sono una disciplina a sé stante è perché hanno bisogno di strumenti specifici. Bene, sono sì equazioni differenziali, ma le derivate parziali, quindi non si possono affrontare con gli stessi strumenti. Lo è anche la dinamica del fluido, ma in alcune ipotesi si possono fare ipotesi in cui diciamo il comportamento macroscopico è lineare. E se io considero Q come la portata, H come l'altezza, ho parametri dinamici, la resistenza e la capacità idraulica, ho due elementi descrittivi che sono lineari. Ok? Non ci capiterà, però se dovesse capitare sapremo fare qualcosa. Sistemi termici, sì, più semplici come sistemi termici. Se Q è la quantità di calore e θ è la temperatura, e io conosco la conduttanza e la capacità termica, beh, se voi vedete ho diciamo la possibilità di descrivere il legame fra due diciamo variabili a temperatura diversa con una certa quantità di calore tramite la conduttanza termica e diciamo la variazione della temperatura conoscendo la capacità. Alla fine diciamo di questo, in realtà lo potreste già fare con fondamenti di sistemi dinamici, voi potete facilmente calcolare la capacità termica del vostro forno che avete a casa calcolando quanto tempo ci mette andare dalla temperatura ambiente alla temperatura che avete messo. Beh, è una banalità ed è descritta da questa equazione qua. Ok,
Esempio, senza che entriamo nei dettagli, però possiamo studiare quale è la dinamica della temperatura di questo ambiente e come interagisce con la quantità di calore data dalle radiazioni, con la temperatura esterna e con la temperatura della caldaia. Va bene? Senza entrare nei dettagli, basta che facciamo gli equilibri con le equazioni che abbiamo visto prima. Quindi, in realtà, nella linearità noi possiamo trovare un'equivalenza fra questi fenomeni elettrico, meccanico, lineare e angolare, idraulico e termico, e queste sono le grandezze che sono, fra virgolette, parenti fra di loro. Va bene? Se pensiamo al meccanico, spostamento, carica, rotazione, volume per idraulico e calore, la velocità, corrente, portata, flusso, se vedete giocano lo stesso ruolo all'interno delle equazioni descrittive. E poi così via. Ok, non vi chiederò di scegliere le variabili di stato, ve le darò io le variabili di stato, sia durante tutti gli esercizi che nel progetto. Va bene? Però una parolina la possiamo dire: non esiste un sistema, diciamo, un metodo sistematico, ma sappiamo che intuitivamente possiamo scegliere le variabili che sono associate a degli elementi capaci di immagazzinare energia, e tipicamente facciamo bene. Il meccanico lineare, che è quello che userò più spesso come esempio perché mi viene più facile, credo che sia diciamo più facile anche per voi, posizione, energia potenziale della molla, velocità, energia cinetica dell'energia cinetica. Ok? Non è in grado di scrivere le equazioni nella forma del sistema di con spazio di stato. Se lei sceglie l'accelerazione, il legame poi con la velocità è di integrale, quindi non è in grado poi di scrivere x punto uguale. Allora, cenni vuol dire che io adesso vi dico molto semplicemente una cosa, poi dopo vediamo. Ma se io ho studiato l'ingresso uscita per tutto quanto il corso, diciamo, di fondamenti, che era rappresentato da un'equazione di questo tipo, quindi l'uscita e tutte le sue derivate uguale l'ingresso eventualmente le sue derivate, qua c'è solo U di T, adesso sto studiando lo spazio di stato, che legame c'è tra le due cose? Il legame ovviamente è molto forte. La cosa importante è che, dato un legame ingresso-uscita, esistono infinite rappresentazioni di spazio di stato, il viceversa no, è univoco, e capiremo anche cosa vuol dire. Comunque è sempre possibile passare dall'ingresso-uscita a una delle infinite in spazio di stato, ed è abbastanza semplice, basta seguire questi passaggetti, però è una cosa che non ci capiterà. Va bene? Qua c'è anche un esempio, però diciamo, lo tralasciamo tranquillamente. Ok, quali sono i campi di applicazione di quello che abbiamo studiato, di quello che avete studiato e di quello che faremo in questo corso? Mi sento di dire che noi facilmente possiamo affrontare tutta una serie di problemi in ambito meccanico, idraulico, termico, chimico, anche economico e sociale, con tante virgolette, con tanti, diciamo, distinguo, però per esempio campo meteorologico no, è tutto quanto descritto da equazioni non lineari, in particolare equazioni caotiche, che hanno delle caratteristiche che allontanano completamente da quello che noi possiamo studiare con il nostro strumento matematico, e anche le equazioni differenziali e derivate parziali, come per esempio i fenomeni elettromagnetici, non siamo in grado di studiarlo con gli strumenti della teoria dei sistemi e dei controlli automatici, quelli che avete visto nei precedenti corsi e che vedremo un po' oggi. Ok? Allora, mi fermo qua con l'introduzione. Oggi pomeriggio facciamo un po' di richiami matematici, per cui ci vediamo alle 2 qua. Domande? Come abbiamo visto? Ok.
mangiare.